Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Papa Francesco festeggerà domani 3 anni di papato, arrivato in un periodo in cui il mondo cattolico stava scoprendo ciò che Repubblica definisce disgusto degli scandali finanziari. In questi anni ha aperto le porte del Vaticano ai clochard, dato il via alle nomine dei vescovi di strada e all'opera quotidiana dell'elemosineria. Che voto darebbe al lavoro di questi primi 3 anni di questo Papa? Allora, io non l'ho seguito in prima persona, diciamo, è più il messaggio che ha dato piuttosto che le cose concrete che ha fatto, secondo me. Poi ovvio che ognuno di loro si è prodigato per fare dei cambiamenti nella Chiesa, eccetera. Sicuramente è un bel gesto, ecco, per quello che ti posso dire. Il messaggio che ha dato, quindi a cosa ti riferisci e che tipo di giudizio daresti? E ultimamente da Ratzinger in poi sembra che ci sia sempre un po' anche l'esigenza di portare un cambiamento nella Chiesa tramite aperture su diversi temi. E il cristianesimo è sempre stato fermo su vari temi in modo dogmatico, adesso pare che ci siano aperture su vari fronti a livello di scienza, a livello di ricerca, in questo caso anche per quanto riguarda alcune categorie della popolazione, insomma. 10 sicuramente. Quindi un voto positivo, come mai? Io non credo tanto, forse è l'unico Papa che mi sembra che abbia tolto il marcio dal Vaticano e insomma ha tolto tutte le persone che secondo lui rubavano, facevano del male e cerca di fare piazza pulita, insomma. Se fosse successo qualche cosa, so, ad opera sua di negativo o completamente errato, sarebbe arrivato anche a me, che non mi interessa dell'argomento, quindi immagino bene. Ti posso chiedere come mai non ti interessa l'argomento? Perché non sei cattolico o per altri motivi? No, cioè forse sono troppo preso da altre cose, quindi non dico che non sia importante, però non so, non mi tengo aggiornato o informato riguardo queste cose qua, soltanto questo. Che importanza ha la figura del Papa per te? Ma è un'istituzione importante, sicuramente. Credi che la Chiesa comunque stia in un qualche modo vivendo un'evoluzione grazie proprio a questo Papa, oppure no? Ne ho sentito parlare qualche volta al telegiornale, ora che ricordo quasi sempre notizie positive, però cioè, non saprei andare nello specifico. Per la sua vicinanza ai poveri qualcuno l'ha definito un Papa comunista, cosa ne pensa? No, vabbè, ma dire comunismo è un eufemismo in questo caso, cioè essere dalla parte un po' dei più deboli. Anche il nazionalsocialismo si basa sul socialismo e noi non possiamo definire il fascismo un comunismo, però cioè, usare questi termini in modo generico è veramente, cioè, è mediatico, ma non è comunista assolutamente. Sono anche catto comunisti, ma non mi pare che siano due categorie assimilabili. Io penso che la parola comunista ormai si usa per tutto, anche fin troppe cose, cioè, secondo me è uno che viene dalla povertà come Buenos Aires, perciò per lui è una cosa normale. Non... Infatti lui dice stare vicino ai poveri è una bandiera del Vangelo. Certo. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.